non adirarti a causa dei malvagi, non avere invidia di quelli che agiscono perversamente. Tu e Mario siete entrati in azienda nello stesso anno. Il tuo curriculum è migliore e accompagnato da anni di esperienza qualificata. Il tempo passa e percepisci che Mario fa delle cose che tu non avresti il coraggio di fare. Se lo facessi, non potresti vivere in pace con te stesso, ma il tuo collega senza scrupoli cresce rapidamente, mentre tu cominci ad andare indietro. Quello che è peggio è che nessuno sembra preoccuparsi della mancanza di etica di Mario. Cosa fare? Il consiglio divino per te oggi è: non essere impaziente, non ti indignare. In altre parole, mantieni la calma. Ciò non ti deve disturbare e togliere il sonno. Sai perché? Perché presto appariranno come l'erba verde. Si tratta di una legge della vita. Il successo arriva presto e presto scompare. Ed è un successo che non porta alcuna soddisfazione. La fine della storia è solo il vuoto e angoscia. A volte Dio permette che coloro che sono senza scrupoli ottengano vittorie su questa terra, e queste vittorie apparenti possono essere etichettate come successo, ma non lo sono. La ricchezza, il potere, la fama e tutto ciò a cui va dietro l'uomo va via disperatamente. Non è necessariamente la prosperità. È possibile trovare una persona ricca e infelice. Nella tua vita puoi trovare gente famosa, ma anche disperata. Non è difficile vedere un intellettuale pieno di titoli universitari lamentarsi. Il poeta Rubén Darío lo descrive in un poema intitolato Io Fatal. Vale la pena vivere se ti senti morto? Qual è il vantaggio di avere le cose, raggiungere gli obiettivi, se tutto ciò per cui hai lavorato tutta la vita non dà soddisfazione al tuo cuore disperato? Pensate a due uomini del passato, Hitler e Mussolini. Non hanno raggiunto quello che volevano? Non c'è stato un periodo in cui sembravano vittoriosi? Eppure, dove sono oggi? Qual è stata la triste fine di entrambi? Pertanto, continua nel raggiungimento dei tuoi obiettivi, percorrendo il sentiero dei principi e dei valori spirituali che hai, e oggi, nelle diverse circostanze della vita, ricordati, non adirarti davanti alla causa dei malvagi. Non avere invidia di quelli che agiscono perversamente. E buona giornata.